periferico. Nel primo tempo, una partita la sua assolutamente incredibile, 21 punti segnati. Siamo appollaiati in cima al Paramalaguti, non sono arrivate le statistiche, ci stiamo un po' arrangiando per commentare questa partita insieme a Piero Bucchi, che faremo intervenire tra poco per un primo commento di questo secondo tempo. Virtus in campo con Jaric, Rigodò, Ginobili, Frosini, Griffith, per Fabriano Otri, Thompson, Bonsignori, Mix, intanto sbaglia Ginobili e Moreau. Moreau sulla fascia laterale del campo, difeso da Rigodò, Ginobili e su Otri. Jaric, Thompson. Va Ginobili dall'altra parte, forse cambia di velocità, preferisce aspettare Frosin in post basso, taglio molto bello a ricciolo velocissimo di Jaric, la palla sotto a Griffith, tutti hanno toccato il pallone, Jaric spara e segna da tre punti, 45-39, credo che la difesa della Virtus adesso migliorerà. Sì, credo che sicuramente ha bisogno di trovare velocità, di giocare in contropiede, ha bisogno quindi di riuscire a trovare palle recuperate per riuscire a correre. Se riesce a fare questo, riuscirà ad imprimere alla partita il ritmo che vuole, anche perché Fabriano è stata molto brava a perdere pochi palloni in attacco, rallentare il ritmo, e quindi grazie anche ai canestri in attacco di Moreau stare in partita e essere veramente molto vicino alla Kinder. Intanto attacco per Ginobili, segna Ginobili e chiede subito time out. Lasi, appena possibile, gli verrà accordato dal tavolo. Otri in palleggio, esce molto Griffith che dà l'uomo poi a Frosini. Bravo Bonsignori, molto bravo Bonsignori ad approfittare di questo cambio difensivo e in vantaggio su Frosini, ha girato bene sul piede perno e adesso c'è il time out chiesto da Fabriano dopo 1 minuto e 53 secondi. Virtus più motivata, Virtus più attenta, perché ha capito che Fabriano non è venuta qua in gita, è una squadra che è venuta tatticamente preparata a questa partita e che in questo momento ha sfruttato, ti ripeto, secondo me la scarsa intensità del primo tempo della Kinder, che non è riuscita a tramutare la difesa in palle recuperate, quindi non è riuscita a correre quanto avrebbe voluto. I due canestri da tre della Kinder cosa possono significare a livello offensivo in questo momento? Che probabilmente sono un po' più attenti, proprio pronti, perché hanno capito che contro questa squadra che non ha niente da perdere, non possono scherzare, mi servono un pochettino più attenti anche in difesa nel cercare di contenere l'uno contro uno di Moreau e degli altri giocatori di Fabriano. Andrà in serie a due, in Lega 2 una sola squadra, Fabriano è fuori completamente da questo gioco? Sì, mi sembra di sì, è una squadra che ha trovato una buona organizzazione, un buon amalgama tra i giocatori, che presenta 5 americani squadra, quindi credo che abbia tutte le caratteristiche per continuare a fare un campionato di vertice, o comunque, se non di vertice, comunque un campionato tranquillo per recitare un ruolo non da comprimario ma da protagonista sicuramente. Piero Bucchi con noi, siamo assistiti alle statistiche da Massimo Selleri, vi ricordo gli appuntamenti su ETV Rete 7, Super Basket TV martedì alle 18.30, alle 21 Basket Time con Piero Bucchi e Mauro Di Vincenzo, si parlerà del derby, si giocherà in anticipo tatticamente il derby in programma al Paladozza sabato, e questo è Ginobili, quello che conosciamo con le sue pirouette, i suoi avvitamenti, il suo gioco di mancina.
50 Virtus, 41 Fabriano, Oltri, sempre Griffith che fa il cambio con Frosini, e Frosini ancora commette lo stesso errore di prima, tenta un anticipo e Bonsignori lo batte. Strano, perché Frosini è molto attento in difesa. Sì, molto attento in difesa, però devo dirti anche molto abile Bonsignori a rubargli la posizione. E quindi, siccome ha preso una posizione molto vicina al canestro, effettivamente Frosini è in ritardo e quindi ha provato ad anticiparlo. Intanto ancora la matchup di Fabriano, che sta cercando di rallentare un po' i ritmi della partita, e questa nel primo tempo ha dato un po' di frutti sicuramente, tant'è che ha permesso a Fabriano di recuperare qualche pallone. L'attacco deve essere comunque uguale a quello dell'uomo, a palla dentro per la Kinder, palla fuori come ha fatto adesso con Griffith, e se continuano a e se riusciranno ancora a rifornire dentro di palloni Griffith, allora avranno sicuramente più spazio sul perimetro. Monroe in mezzo a due, bravissimo Monroe, controlla Jaric dietro la schiena, ancora dietro la schiena, doppio palleggio dietro la schiena, che non è un'infrazione, vuol dire che ha palleggiato due volte dietro la schiena Jaric. Anche questo signore numero uno delle seconde scelte NBA è uno che di là può giocare finché vuole. C'è il boom degli allenatori, dei giocatori europei nella NBA, a conferma della crescita del nostro basket, del calo del basket NBA, e chissà che in futuro non avremo anche un coach nella NBA. Io ho sparato che nel 2010 Messina sarà head coach di qualche squadra della NBA. Perché no? Ettore è sicuramente un eccellente allenatore, perché no? Potrebbe essere sicuramente il culmine della carriera di Ettore Messina. 55-43, un parzialone, Celleri? Sì, di 13-3 per la Kinder. 13-3 per la Kinder, 55-43, 6-22. Va dentro, Oltri, arresto tiro molto lineare, controlla bene il rimbalzo, Frosini, bella uscita da una difesa difficile di Rigodò, si sta svegliando la Kinder, si sta svegliando Jaric, micidiale la Kinder, micidiale, ha già scavato un break di 15 punti, erano 3 punti di vantaggio, ha praticamente un vantaggio di 12 punti conseguito in 4 minuti. È riuscito a correre un po' di più, e anche questo canestro di transizione ha trovato la difesa di Fabriano scoperta, buon cambio di lato, rapido cambio di lato, ha trovato dall'altra parte un tiro a 3 punti completamente aperto, quindi quando riescono a correre sono veramente indifendibili. Fabriano rimette, Oltri controlla, c'è la proposta di blocco di Mix, però questa volta c'è Frosini su Mix che lo lascia, va a raddoppiare su Oltri, poi recupera, lascia il tiro da 3 Mix, buona scelta questa di Frosini, Mix sbaglia, intanto Ginobili arresta il palleggio, non va fatto, Griffith guarda sul lato opposto se c'è qualcuno, poi chiude lui. Virtus che gioca in grande scioltezza in questo momento. Abbio chiamato da Messina, 60-43, parziale di 18-3 per Bologna Virtus. C'è un tecnico affibbiato a chi? A Oltri. Quindi Oltri ha detto qualcosina che non doveva, Cicoria lo ha punito immediatamente. Per Fabriano esce Oltri, entra Gattoni. Gattoni per Oltri. Una tiro per domani possa centrare per la Kinder. Antoine Rigodò, 61, Kinder 43, Fabriano 5-11. Intanto esce Rigodò, entra Abbio. 2 falli Bologna, 3 falli Fabriano. 4 falli per Tyron Washington, 3 falli per Jaric. Ginobili, Frosini, ancora Ginobili, bella palla di Ginobili,
Ancora Ginobili, si scusa con Griffith, forse doveva passare la palla a Rashard. Sì, era dentro l'area, poteva provare, però effettivamente aveva preso un rimbalzo in attacco, preso una, questa palla tra virgolette vagante, dopo un rimbalzo in attacco era quasi libero, ha rischiato un attimo, sapendo che appunto Rashard era dentro l'area per il rimbalzo, quindi rischio relativo, ci poteva stare. Intanto controlla Bonsignori e segna. Bonsignori raccatta punti in ogni modo, molto bravo, sicuramente tiene testa in attacco ai pivot della Virtus, produce punti anche lui. Jaric per Rabbio, ancora Jaric, esce Ginobili, la palla lob facile, e questo è fallo clamoroso di Bonsignori, che ha tenuto con la mano il braccio destro di Griffith, l'arbitro a un metro non ha fischiato. Analizza questa difesa della Kinder, Piero. Ma niente, questa è una difesa molto aggressiva con Abbio, e inseguono i giocatori sul lato della palla, e adesso hanno lavorato molto bene anche con il lungo sull'anticipo, quindi sai, una difesa molto, molto intensa, ma credo che in questo momento l'inerzia sia completamente da parte della Kinder. Qualsiasi cosa faccia Fabriano adesso in attacco gli viene difficile, perché sta difendendo soprattutto in 5. Ecco, andiamo ancora con questa difesa, quando anche aiuta. Guarda, la cosa principale è appunto questo aiuto di Rashard in mezzo all'area e la rotazione degli altri giocatori. L'abilità che ha la Kinder è quella di riuscire sempre dal lato debole, avere il giocatore giusto al posto giusto. Su un eventuale aiuto del lungo, c'è un compagno che aiuta appunto contro il lungo lasciato libero. E come in questo caso erano in 3 addosso alla palla o addosso ai giocatori che erano rimasto liberi. Intanto si è dilatato il punteggio, più 20 per Bologna, 65-45 a 3-23, appena si è spenta la luce di Monroe è diventato asfittico l'attacco della squadra fabrianese. Gattoni in campo alla lunetta per il libero Jaric, prende palla Gattoni, pressata Fabriano dalla difesa lunga della Kinder, sempre dopo i tiri liberi. Vetra tira e segna, un altro che ha giocato nella NBA, un anno di esperienza NBA, non male Vetra, soprattutto dal punto di vista del tiro. A zona Fabriano, vediamo che zona è, se è sempre match up, sì, segue i tagli, però la Virtus gioca dentro, la palla bene con Griffith che indugia, trova Abbio sull'angolo sinistro, sbaglia Abbio, controlla Griffith per Frosini, Ginobili per Jaric, Jaric si diverte col pallone, autentico giocoliere, giro e tiro per Frosini, spinto via Jaric, Ginobili conquista e segna. Ginobili, Messina applaude, è impalato Lasi che si mette le mani sulla testa per le distrazioni dei suoi. 2:20 alla fine di questo terzo quarto, blocco ciclopico di Washington, intanto tira Mix e sbaglia, ma Mix deve anche cambiare il modo di giocare, non può sempre solo tirare da fuori, deve anche variare il proprio modo di giocare. Canestro convalidato per un Jaric migliore in campo sicuramente, Marco Jaric 20 punti, regia, recuperi difensivi, fantasia estro, grande giocatore Jaric, guardate, sempre pronto come un gattone a rubare la palla, bravo Frosini che lavora davanti a Mix in post basso. La Virtus sta chiusa a riccio, a passi netto, beh, l'abbiamo visto noi dalla piccionaia. Sì, no, un passione di passi indotto dalla difesa della Kinder, quindi come dicevamo in questo momento stanno difendendo veramente molto meglio, con molta più attenzione, molta più aggressività e soprattutto in 5, e i risultati si vedono, un break adesso sono sopra di 22 punti, quindi sicuramente soprattutto merito per la difesa. L'applausometro tocca i massimi livelli con questa uscita dei due giocatori più importanti di questa partita, Jaric e Griffith, rimpiazzati da Rigaudot e David Andersen. Andersen controlla, grande rimbalzo di David, che palla in uscita rapidissima,
dentro ancora per Andersen che non controlla con due mani. Messina se lo mangerebbe, ha ragione. David Andersen doveva prendere la palla con due mani. È stato un facilone in questa azione Andersen nel controllo del pallone. Intanto Messina chiede anche un fallo forse all'arbitro. Torna in campo Moro, fuori Gattoni. Vi ricordo che siamo al Palamalaguti per la prima telecronaca della stagione della Kinder su ETV Rete 7. Siamo alla decima giornata dell'ottantesimo campionato italiano. La nostra emittente è la TV del basket su Teletricolore. Ogni settimana le partite della B-Pop su ETV Rete 7, le partite della Filati Cemola, l'appuntamento con il grande basket con due rubriche importanti, Super Basket TV, martedì alle 18.30 e giovedì alle 21.45, Basket Time, martedì alle ore 21. Ospiti in studio per questa puntata Piero Bucchi, che abbiamo qui con noi a commentare la partita, e Mauro Di Vincenzo. Fuori Ginobili, la Virtus in campo ha Abbio Becirovic, Rigodò, Frosini e Andersen. Sbaglia Becirovic, che ha giocato poco. Abbio difende su Moreau, può ricucire un po' di punti Fabriano approfittando del triplo cambio di Messina. Va detto però che chi entra e chi esce non è che cambi molto nella Virtus. No, non cambia tanto, anche perché se uno come Becirovic gioca pochi minuti, questo dà praticamente un'idea di quale sia il livello e la qualità dei giocatori della panchina della Kinder. Quindi grandissimo equilibrio su tutti i giocatori e quindi soprattutto la possibilità di ruotare tantissimo. 6 secondi alla fine per l'ultimo tiro della Kinder, c'è Rigodò che si prende un tiro da solo, rimbalzo di Becirovic, 2 punti, buoni canestro, lo scadere del terzo tempo. Allora, 72 Bologna Kinder, 49 Fabriano. Cosa è successo a Piero Bucchi a Wroclaw quando la squadra vinceva tutto e aveva addirittura battuto il Maccabi di 15 punti? Cosa è successo di preciso non lo so, ti posso solamente dire che eravamo primi in classifica e che avevamo fatto 2 su 3 in Eurolega, quindi sai, non voglio commentare, però sicuramente mi è molto dispiaciuto perché stavamo costruendo qualcosa secondo me di importante. Il rapporto con i giocatori era eccellente, con la stampa anche, onestamente, quindi è finito prematuramente una cosa che secondo me stava invece maturando e sta per diventare, credo, lo ripeto, una cosa particolarmente interessante. I nostri allenatori a livello europeo quanto valgono? No, credo che valgano, assolutamente. Sergio lo dimostra, anche Marco sta adesso cominciando a raccogliere i frutti del lavoro. Lino, secondo me, ha fatto una scelta molto coraggiosa. È difficile giocare in Eurolega con una squadra come Londra che ha un budget veramente molto ridotto. L'importante però secondo me è quello di continuare a lavorare come stiamo facendo. Intanto segnalo il fatto che Griffith sta zoppicando, non so cosa sia successo, se è una botta o qualcosa di un po' più grave, però intanto scende, esce dal campo e Frosini sarà al suo posto. Allora, uscito dal campo Griffith, che preghiamo la regia di inquadrare in questo momento. Griffith che è in panchina assistito dai medici. Ecco, vedete il nostro operatore di ripresa che inquadra Griffith. Trascuriamo un attimo la partita per seguire attentamente la sua situazione. Il dottor Lelli subito lo sta controllando. Griffith è il giocatore fondamentale per la Kinder. Sapete già, manca Smolis, e poi direi che Lelli ha detto che non può più giocare almeno per ora, grazie al nostro operatore Marani. Quindi torniamo sulla partita, sapremo poi di preciso cosa ha avuto Griffith. Intanto che palla di Abbio, showtime, spettacolo qui al Palamalaguti, 74-49. Thank you.
un bellissimo contropiede questo della Virtus, con pochissimi passaggi, coperti il campo, e sicuramente showtime in questo momento, il pubblico sta divertendo, malgrado la partita non abbia perso un po' quello che è il pathos per il punteggio, perché mi sembra ormai ampiamente rassicurante per la Kinder, però il pubblico sta divertendo appunto perché la Kinder gioca in questo momento a campo aperto, quindi con canestri spettacolari. Non segna Fabriano da un'eternità, c'è stata una completa, un completo crollo offensivo della squadra fabrianese, ricordiamo è andata all'intervallo con 39 punti segnati, ne ha segnati quindi solo 10 in 12 minuti di gioco. La Kinder è a 74 punti, siamo a 7,56 dal termine, stoppata di Becirovic, mollò, finito la benzina, ma aveva fatto veramente un primo tempo clamoroso. E siamo molto contenti di aver visto ancora Monroe, e siamo anche contenti che ci sia un Monroe in Italia, perché significa che a Fabriano chi paga il biglietto sicuramente ha dei motivi veri e validi. Guardate che roba, Monroe ancora, lui applausone, io spero che l'Asi lo tolga per fargli avere un applauso. Il pubblico bolognese è famoso per la sportività, per riconoscere a un avversario i propri meriti. Intanto Becirovic controllato da Gattoni, Monroe è su Abbio, la palla circola sul lato sinistro, poi viene chiusa con un fallo di Monroe, forse sì, è così, vediamo un po'. Barlera anche in campo, allora vediamo se esce Monroe, no, ovviamente entrando Mix è più facile che esca un lungo, è uscito Semprini, ecco entra Barlera per David Anderson. Barlera è stato il migliore pivot italiano agli europei un paio di anni fa, poi ha avuto problemi fisici, una malattia, adesso ne è uscito, può diventare un giocatore a livello di Kjačić o ancora meglio? Un giocatore sicuramente di talento con ottime qualità atletiche, quindi sai, se lui è stato un po' sfortunato in questi anni, ha avuto infortuni e ripetizioni, in particolare le caviglie, se riuscirà fisicamente a essere a posto, a riuscire a lavorare con continuità, ha tutte le caratteristiche per diventare veramente un grande giocatore e sicuramente uno dei primi in Italia. Lo seguite Barlera, centrale, in questo momento sta marcando Washington, eccolo qua, Paolone Barlera che controlla il rimbalzo alla meglio, la palla poi finisce a Becirovic via Frosini, e Scerigodò può puntare, tirare, ma dà la palla sotto a Barlera, bellissima assistenza, il canestro è di Barlera. Frosini, è stata data la rettifica di Frosini, la palla forse sarebbe entrata ugualmente. 78-51 dentro Jaric e Ginobili, Messina continua negli avvicendamenti, ricordiamo che la Kinder è ancora priva di Davide Bonora e di Smodis che ha un piccolo infortunio, è a riposo precauzionale, dovrebbe rientrare per il derby. Intanto Becirovic va in slalom, Gattoni commette fallo, allora Jaric, Ginobili, intanto Becirovic fuori Rigodò, ancora applausi. Moro rimane in campo, 6-0-8 alla fine, 78 Bologna, 51 Fabriano. Divertentissima questa Kinder, tira Frosini, sbaglia, controlla, Barlera quasi ce la fa, possesso di palla per la squadra in divisa blu, Moro viene avanti in palleggio, avanti ancora Moro, palla che finisce nelle mani di Ginobili che tenta un tunnel, beh è argentino Ginobili. Sì, sembrava un tunnel calcistico, adesso la partita è ampiamente vinta da parte della Kinder, però
ancora un buon recupero da parte della Virtus proprio grazie al lato debole, a quello che è riuscito a fare il lato debole, cioè la parte della difesa che è lontana, che si trova sul lato opposto alla palla, è riuscita ad avere una buona rotazione e intercettare un pallone importante che poi Ginobili ha cercato di trasformare in questo tunnel. Però intanto Vetra mette un canestro a tre punti in transizione. 81-56, 5-0-5 alla fine, attacca Jaric, in campo con lui Ginobili, Abbio, Barlera e Forosini. Barlera propone il blocco per Jaric che va via in palleggio di sinistro, poi scarica una palla molto bella dentro a Barlera, forse un pelo lunga da controllare, non certamente facile. Attenzione, Flavio Carrera, boato, Flavio Carrera, tra l'altro ha giocato anche a Fabriano, ritorna in campo, è l'uomo degli scudetti virtusini, l'uomo del gancio, l'uomo che si tuffava sui palloni, tutto il pubblico in piedi, e Messina fa un bellissimo regalo a Carrera e al pubblico. Attenzione, applausi, zoomiamo per cortesia su Barlera che sta per entrare in campo, ecco il nostro operatore, Carrera in campo, e se Frosini, tutta la gente in piedi, Carrera. L'applauso credo meritato, l'applauso, se mi consente, la carriera per quello che ha fatto Bologna negli anni passati, è un ragazzo che è venuto qua per dare una mano con la sua esperienza da squadra e che adesso si ritaglia 5 minuti che sono per lui sicuramente importanti anche per trovare i giusti stimoli poi nell'allenamento. Giocatore che è stato preso anche per allenare Barlera, una cosa nuova. Sì, lui era un ragazzo di esperienza, un ragazzo che ormai è vicino agli spiccioli della sua carriera, quindi mette la sua esperienza a servizio dei giovani e soprattutto la sua personalità, il suo carisma all'interno dello spogliatoio, ed è quindi questo un personaggio importantissimo per la Kinder, perché appunto è come un allenatore all'interno dello spogliatoio. Ha qualcosa in comune con Shaquille O'Neal, non prendi tiri liberi. Sì, è vero, questa è stata sicuramente per la sua carriera il suo tallone d'Achille, però sai, ha sopperito a questo con tantissima grinta, con tantissima voglia di lottare, rimbalzi, difesa, è comunque un giocatore che ha fatto benissimo e ripeto, questo applauso del pubblico penso che lo ripaghi del sacrificio del lavoro di quest'annata. Intanto c'è un fallo ai danni di Gattoni, il tabellino di Jaric è di 21 punti, Griffith 12, Abbio 10, Ginobili 11, abbiamo già 4 giocatori della Kinder in doppia cifra, ormai è abituale questo, sono sempre 4 o 5 i giocatori in doppia cifra della Kinder che ripartisce perfettamente il gioco tra tutti i 5 in campo, mentre Moreau 21 nel primo tempo, 2 nella ripresa. Jaric, Ginobili, Abbio, Barlera, Carrera. Vediamo se Flavioni dopo il blocco riceve. È Barlera che ha l'uno contro uno, lo attiva, due palleggi, finta, giro. È un buon tiro questo, un po' corto. Stufa per il rimbalzo, non controlla. Moreau, bella palla. Fallo inutile di Carrera. I compagni stanno cercando molto Barlera per dargli modo di fare canestro, dargli modo di trovare fiducia, ma soprattutto anche di avere la possibilità di avere un applauso da parte del pubblico. Quindi i tre esterni molto generosamente cercano di coinvolgerlo in ogni parte dell'attacco. E andiamo con la rimessa effettuata da Carrera, 3:28 alla fine. Il prossimo appuntamento con il basket su ETV Rete 7 per martedì alle 18:30, Super Basket TV. Intanto Barlera sull'assist di Ginobili, segna, si alza Becirovic, applaude. E alle 21 Basket Time con Piero Bucchi e Mauro Di Vincenzo come ospiti. Analizzeremo tutte le tattiche del derby, cercheremo di capire punti di forza, punti deboli delle due squadre che si affronteranno sabato al Paladozza, le due bolognesi. Ovviamente lob eterno per Jaric che quasi ci arriva, si fa un po' di spettacolo, Messina applaude, contento e soddisfatto della prova dei suoi, 83-59.
Virtus ancora imbattuta in campionato in Eurolega, unica in Europa, come ha detto Piero Bucchi. 5 gare, 5 vittorie, 9 partite vinte invece in campionato, ha già riposato, quindi siamo a 14 vittorie consecutive. Se ci mettiamo quelle dell'anno scorso, viene una striscia vincente negli ultimi 2 anni, unica nella storia del basket italiano. Il parziale in questo momento è di 1-17 per Fabriano, ci segnala Massimo Seller, 83-60 è il punteggio. La palla viene data alla Virtus, a 2.40, palla per Jaric, va a Ginobili, sotto per Abbio, contro Morrò in post basso, bella palla per Jaric che va a segnare con la mano sinistra, ancora incrementa il proprio tabellino, 23 punti per Marco Jaric. Anticipa ancora Jaric, giocatore che non si stanca mai, lui si diverte. Ho l'impressione che questa squadra stia molto bene insieme, sono ragazzi che hanno, credo, un eccellente spogliatoio, questo è sicuramente uno dei segreti di questa Kinder, si vede da come si passano la palla, da come si aiutano in campo, questo è sicuramente sintomo di amalgama, sintomo del fatto che lo spogliatoio è veramente molto affiatato ed è stata sicuramente anche per l'anno passato una delle condizioni principali per l'annata trionfale che hanno avuto l'anno scorso. Attualmente, in questo momento preciso, l'avversario della Kinder per lo scudetto chi è? Beh, sta facendo molto bene Benetton in questo momento, però credo che Fortitudo, quando recupererà Kovacic, potrà essere sicuramente la squadra che gli darà ancora, credo, molto fastidio. Sono convinto che con Kovacic possa essere la squadra ancora che, insieme a forse la Benetton, sicuramente la Benetton, sono le 3 squadre che giocheranno lo scudetto. Numero sbagliato da Ginobili nella conclusione, intanto aveva segnato, avete sentito il boato Carrera, eccolo qua Morrò che tira e sbaglia. Beh, io vorrei un applauso per Morrò, vediamo se l'Asi lo avvicenderà. 87-63 più 24, 1-23. Gattoni, quindi avete sentito Piero Bucchi, Benetton e Skipper quando avrà Kovacic. Intanto il corretto per Ettore Messina, meritatissimo per il migliore allenatore d'Italia ed Europa. Avanza in palleggio Jaric, palla per Abbio, tiene la palla, aspetta Carrera che consegna ad Abbio, buono lo scarico per Jaric dalla parte opposta, fallisce, controlla ed esce con il pallone Washington, solo Gattoni in contropiede, Jaric ancora corre cercando di deviare la palla. 87-65 più 22, 45 secondi, siamo alle battute finali. Pronto Seller con il tabellino appena finirà la partita, intanto tira Abbio e segna. Migliore della partita, Bucchi. Ma sai, credo che Jaric e Griffith sicuramente abbiano inciso molto sulla partita, però, come tu dicevi, tanti giocatori a doppia cifra, questa è un po' la forza della Kinder, di avere sempre tutta la squadra che riesce a, insieme ad esprimere un gioco corale. Quindi credo, direi sicuramente tutta la squadra stasera, nessuno in particolare, forse nel primo tempo Jaric e Griffith. Schiacciatona di Ginobili al volo, questo andrà nell'NBA, farà quello che vuole, ve lo assicuriamo, siamo certissimi. Intanto dalla parte opposta fallo a favore di Fabriano, 92-67 il tabellino. Massimo Seller, Ginobili 13, Abbio 13, Becirovic 2, Frosini 8, Andersen 8, Rigadò 6, 12 Griffith, 2 Carrera, 2 Barlera e 23 Jaric. Per Fabriano Gattoni 5, Monroe 23, Bonsignore 9, Mix 9, scusate, Bonsignori 11, 12 Vetra e 6 Otri. Finisce 92-69, si stringono le mani gli allenatori a centrocampo.